Minasan, konnichiwa e benvenuti sul mio canale Passeggiate Giapponesi. Sono Eliano, la vostra guida culturale in Giappone. Amici di Passeggiate Giapponesi, buongiorno. Vi ricordate l'altra volta sono stato invitato dal Vespa Club a quel meeting, a quella riunione di vespisti, ma anche di motociclisti. Il club pompone giapponese invece è molto attivo. E su questa volta sono stato invitato per la Motopizza, che non è un marchingegno strano, ma è semplicemente una pizza tra gli amanti delle due ruote, dei centauri giapponesi e non solo giapponesi ovviamente. È un'associazione mista organizzata, ben tenuta anzi direi da un amico italiano, poi dopo lo vedremo. E questo è stato un bel pranzo, diciamo così, tra amici. E questo perché? Perché con il mio Fiore Gems Culture Tour sto preparando, ovviamente tra gli altri viaggi che mi chiedono agenzie e privati, sto organizzando appunto un giro motociclistico. Ma un giro motociclistico non solo come ho fatto io in passato, ma misto tra italiani e giapponesi. Più siamo, più divertimento ci sarà. Logicamente visiteremo luoghi storici, ameni, della natura, ovviamente vedremo la natura giapponese e ci divertiremo, per cui state in onda. Non dimenticate però di iscrivervi al mio canale per sostenerlo, per farlo crescere e ovviamente chiedetemi tutto quello che c'è da chiedere. Ricordate che io sono specializzato in storia, non parlo di altre sottoculture, perché ritengo che ogni paese, non soltanto in Giappone, si può conoscere attraverso la storia. Non conoscendo la storia non si sa perché il Giappone o l'Italia sono così al giorno d'oggi, soltanto attraverso la storia. E chi è la storia, ricordate che non sono soltanto date, le date sono semplicemente dei punti di riferimento per non perdersi, ma soprattutto sono gli avvenimenti che fanno il carattere di una nazione. Bene, comunque vi lascio, non sto a fare le prediche, vi lascio e anzi, vediamo un po' com'è questo, è un breve video sulla diciamo la riunione di ieri, che è stata ovviamente una conviviale tra amici. Bene, arrivederci alla prossima puntata. E adesso c'è un po' di gente, adesso andiamo a vedere qui. Wow! Ecco qui il club del giorno. Come direte, Opus Pervet, è pieno da mangiare. Adesso vediamo un po'. Oh, guardate che piatti, qui siamo ormai ai dolce. C'è l'assaggiatore di turno, ma insomma, no, non è soddisfatto. E qui c'è il tavolo dei VIP. Of 70 as well, at Osaka, but still young as you. Grazie. Slow motion shimasen. Oh,
Roma di altro non sa. Tutto la metà qua. まだ始まってないです。いや、こっちはあの、録画は始まってないです。お願いします。 わあ、すごいです。どうもありがとうございました。本当にありがとう。 Beh, qui abbiamo un personaggio, in effetti, amici di Passeggiate Giapponesi. Adesso vediamo un po' che cosa ci dice, non soltanto della giornata di oggi, ma di quello che succede qui. Allora, ci fai una presentazione del club e di te stesso e soprattutto? Ok, quindi io mi chiamo Giuseppe Favrinna, sono veneto e si sente dall'accento. Sì, un po', dai. Vivo a Tokyo da oltre 10 anni e ho fondato il Pompone Club in Giappone. Ero già membro di questo club, che è uno dei più famosi in Italia da anni. Venuto in Giappone ho pensato che fosse il caso di aprirlo anche qui. E adesso abbiamo quasi 500 membri, e parte dei quali fanno parte del Club Pompone e della Ducati. Praticamente abbiamo aperto il primo club ufficiale della Ducati in Giappone, e si chiama DOC, vuol dire Ducati Official Club, e quindi abbiamo il club Pompone, Team, che è il club generale dove accettiamo chiunque, insomma qualunque marca, poi quello del Pompone è dedicato esclusivamente al Ducati, alla Ducati. Esclusivamente organizziamo vari eventi, anche per Aprilia, non solo per Ducati, e questo è la Moto Pizza. Oggi è uno degli eventi principali, si fa anche in Italia, praticamente noi prendiamo esempio da quanto si fa in Italia, ed è un evento che ormai è richiesto da tutti, si fa tutti gli anni a dicembre, e oggi abbiamo 34 persone, abbiamo avuto degli anni in cui eravamo anche 50, prendendo tutto il locale. Quest'anno mi sono accontentato di una trentina di persone. Beh, dopo il Covid, dai, insomma. E qui logicamente è diventato anche una festa per i miei amici, anche non motociclisti. Appassionati quindi, comunque di moto, perché se no, ecco. Praticamente sì, bisogna essere appassionati. Io sono amico del titolare, Peppe. Peppe è uno dei pizzaioli più famosi a Tokyo, se non il più ecco, famoso. Qui riprendiamo un momentino il negozio. E Peppe ha 3 locali attualmente, e il primo che ha aperto è a Camigliaccio, vicino alla Tokyo Tower, poi ha preso questo locale, che è il primo locale in cui aveva lavorato, e sempre Peppe Napoli Stacca, qui siamo a Komazawa, e in più oltre qualche settimana fa ha aperto un nuovo ristorante, più gourmet, che è dentro una delle tower più famose adesso a Tokyo, è la più alta, si chiama Mori Tower. Il ristorante si chiama Bistro,
consiglio a tutti di andare a mangiare la pizza o la pasta da Petti. Senti, adesso certamente questa è una organizzazione fantastica. Io come passeggiate giapponesi, che adesso sto cercando di organizzarmi per fare un tour motociclistico italo-giapponese in Giappone. Tour motociclista, io sono uno storico, per cui logicamente parleremo anche un po' di storia, ma soprattutto della natura e ovviamente della gioia di andare in motocicletta. Questa è la cosa fondamentale. Io spero, ovviamente qui oggi è una bella giornata. Ti ringrazio infinitamente per l'invito, io è la prima volta che vengo, verrò ancora ad altre manifestazioni perché penso che sia una bella presenza italiana e soprattutto questa amicizia italo-giapponese. Grazie infinite. Prego. Una stretta di mano. Grazie.